Ciao amici, Luca, Langa Studios e voi a ascoltare, speriamo vi interessi, la presentazione di un sito web dinamico firmato Langa Studios, percentuale web, il nostro prodotto. Lavoro commissionato da una macelleria, il cliente voleva porsi come un esperto della carne. Vi garantisco che nel tempo abbiamo imparato a conoscerlo ed è un esperto della carne. Quindi richiedeva un applicativo che potesse presentare la sua attività, ma non solo, quindi anche proprio l'amore per la professione e la predisposizione al contatto diretto col pubblico. Una volta riunito il team di progettazione abbiamo steso la nostra idea, cioè ovvero creare un sito dal taglio promozionale senza tralasciare la qualità del prodotto. Ad esempio, lo vedete all'interno del sito, colori piatti, netti che evidenziano certi tipi di caratteristiche, comunque di dinamicità anche. Abbiamo scelto una combinazione di font sans serif, quindi sans serif, senza grazie, stile bastone, e un colore rosso rubino predominante, quindi un rosso piatto, un rosso che potesse subito colpire. Tutto parte dal logo, quindi un discorso comunicativo che parte dal suo pregresso. Il logo, ricordiamo che non è stato fatto da noi, è stata una forma di rebranding del logo. Noi abbiamo estrapolato le informazioni, l'abbiamo minimalizzato e introdotto nel web, nel suo nuovo web. Quindi, oltre a creare pattern particolari, per esempio, si vedono se la sezione exclusive, la sezione fast, sono tutti i brand dello stesso cliente, quindi abbiamo linea classic, linea exclusive che rappresenta i prodotti VIP, prodotti più particolari e Barone Fast. Partendo da un ragionamento sul come porsi al pubblico, dato che l'offerta commerciale del cliente è molto vasta, abbiamo pensato a una soluzione con contenuti rotanti, basati su diversi giorni della settimana. Quindi sulla base del giorno abbiamo azionato dei cron joba server che fanno modificare automaticamente il sito. Quindi promuovere ogni volta una zona dell'e-commerce differente, quindi io navigo nel sito e trovo delle sezioni diverse a seconda dell'orario, del periodo, delle festività e quindi posso essere indotto in maniera diversa a diverse tipologie di offerte sul sito e-commerce. Il nostro intento in sintesi era quello di spingere l'utente a visitare la piattaforma e-commerce, quindi abbiamo optato per una struttura banner promozionali, come vedete ci sono tutti questi banner, che sono un'ottima, diciamo, soluzione, soprattutto in ottica da mobile. Quindi parliamo di griglie bootstrap, quindi incolonnamenti da mobile, con tante immagini, numerosi form di contatto che inducono l'utente comunque a scrivere e al cliente, nostro cliente, ricevere il contatto. La parte editoriale, diciamo che è invece stata nascosta con dei pop-up, quindi ridotta, minimalizzata al massimo. Quindi se l'utente vuole saperne di più, può semplicemente cliccare su scopri di più e in questo modo la pagina risulta più snella, più easy. Abbiamo fatto briefing col cliente, quindi in poche parole abbiamo dovuto capire noi che cosa il cliente vendeva per poterlo esporre. Non semplice, ma ce l'abbiamo fatta. L'antico vaso andava portato in salvo e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo creato una sezione di ricette, quindi per fornire una parte consulenziale che sia in grado di guidare gli utenti anche post acquisto e che renda il sito, diciamo, più frizzante, più utile per i clienti che durante l'acquisto dal vivo sono soliti a chiedere al macellaio come cucinare quel determinato tipo di taglio.